questo è un progetto che nasce intorno a un bene confiscato alla Camorra, Casal di Principe, che è stato affidato alla cooperativa Eva di Caserta e alla cooperativa Daedalus, e qui noi facciamo dei percorsi di accompagnamento alle donne che vogliono, che escono insomma dal circuito della violenza, violenza familiare, violenza anche della tratta per le donne immigrate, e in questa occasione noi abbiamo accompagnato i percorsi di accoglienza residenziale a una vera e propria impresa, un'impresa che vede le donne insomma protagoniste del loro percorso di emancipazione. L'iniziativa è promossa dalle due cooperative, la cooperativa Daedalus si occupa di immigrazione, la cooperativa Eva di contrasto alla violenza di genere, e le donne coinvolte sono donne vittime di violenza familiare o vittime appunto della tratta che oltre diciamo all'accoglienza hanno deciso di impegnarsi in un'attività produttiva che è quella insomma del catering e della produzione di marmellate. Oggi presentiamo le ghiottonerie di Lorena in Pompa Magna, è un'iniziativa per l'inserimento lavorativo di donne vittime di violenza e di tratta, di traffico degli esseri umani fine dello sfruttamento sessuale. Grazie al gruppo Sebeto e Rosso Pomodoro che lancerà le nostre marmellate, le marmellate che produciamo a Casa Lorena, un centro antiviolenza, una casa per donne maltrattate in un bene confiscato a Casal di Principe. E dicevo, grazie al gruppo Sebeto faremo conoscere i prodotti delle nostre donne in uscita dai percorsi di violenza in tutta Italia. Ci sono gli assaggi delle nostre confetture, mostarde, marmellate da abbinare ai formaggi, marmellate così per i dolci che stiamo producendo all'interno di questo bene confiscato insieme a un'attività di catering per gli eventi, per le feste, abbiamo già fatto comunioni. Il senso è dare occupazione alle donne vittime di violenza di genere. Io invito a non aver paura nel modo più assoluto della persona che vi sta accanto, perché siamo donne, siamo forti e ne possiamo uscire.